caffè? Dove siete in albergo? C'è nessuno? Per favore! Senta, c'è un negretto tutto pieno di lampadine. Scusi, buonasera. Vorrebbe esserci due camere prenotate, nome Nigri e Lolli. Ah, siete del teatro? Esatto. Pensavamo non arrivaste più. Invece siamo arrivati. Ci spiace, ma noi è rimasta solo una camera matrimoniale. Come una matrimoniale? Cosa ridi? Come una matrimoniale, scusi? Ma noi siamo in tre. Potremmo aggiungere un lettino. Ma come? Sì, guarda, va benissimo lo stesso. No, non va benissimo. Quella stanza lì. Lascia stare il telefono. Vabbè, abbiamo 312. Come, nel lettino? Ottima l'idea, il lettino. C'è che, dai, andiamo. Il signore sta male. No, sta benissimo. Ci faccio avere in stanza 10 o anche 15 caffè. Subito, per favore, abbiamo fretta, grazie. Va bene. Dai, Federico. Ma basta, cos'è? Una tortura? Bevilo. Sono sveglio, dai. Ho detto bevilo. Non che ti spengo l'acqua calda, Che ne so solo con quella fredda. Sì. Tutto. Nel senso buono. Scusi, non ho capito, l'americano vuole me? Se ne può parlare, no? Dunque, l'americano vorrebbe cominciare a girare fra 3 settimane e per cui dovresti lasciare la tournée. Ma per la penale non c'è problema, tanto con tutti i soldi che ti danno. Che cos'è la storia, esattamente? Ah, la storia è molto bella. È lui, cioè tu, è un pescatore di tonno. Un pescatore? Un pescatore di tonni, i tonni, no? Mentre lei è una donna molto bella, molto elegante, molto ricca, molto americana, che viene in Italia con dentro il suo grande problema. E che problema sarebbe? Non riesce a raggiungere l'orgasmo in maniera tradizionale. Sì, vabbè, adesso ve l'ho raccontata male, d'accordo, però è molto carina l'idea, credimi. È molto carina, Federico. E tu, Federico, sei sicuro di volerlo fare, questo film? Perché se lo faceva lui non lo posso fare io? Ma che c'entra? Voi siete diversi. Sì, certo, chiaro, logico. Però l'americano dice che lui gli ha suggerito un risvolto nuovo del personaggio e che quindi, certo, dovrai tagliarti i capelli. No, però, ma io non intendevo diversi fisicamente, volevo dire diversi... Senti, Federico, credimi. Tu questo film lo devi assolutamente fare. Potrebbe essere una svolta importantissima per la tua carriera. Non parlo dei soldi, logicamente. Guarda, domani, entro domani dobbiamo firmare. Federico, dammi retta, credimi. Allora facciamo una cosa. Adesso io vado a Roma, preparo il contratto, poi ti raggiungo domani a Parma. Ok? Va bene? Peruzzi, sei proprio una bella merda tu. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le
pagine scure e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia. L'americano li vuole corti? Tac, corti. L'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo. Puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. C'è un po' di caffè anche per me? Basta, grazie. Io a Parma vado in treno. Perché? Te la sei presa per il film? È la cosa più importante per me. Ma dare a quel film una sciocchezza, troveremo qualcosa di meglio. Bisogna trovarlo qualcosa di meglio, perché non è mica detto, sai. Qui se perdi il colpo sei fatto, entri nella spirale negativa e non ti chiamano più. Poi dopo tu ti deprimi e più ti deprimi meno ti chiamano. E poi diventi anche antipatico, se ti chiamano dicono no, questo qua è antipatico, mandiamolo via, vai a casa, ti ammali, vai all'ospedale, ti vengono le malattie psicosomatiche. Poi uno magari dice no, ci ho ripensato, chiamiamolo, chiama, non ci sei, sei all'ospedale per forza, queste malattie qua, le psicosomatiche sono molto, molto difficili da curare. Non è una malattia che dici l'ho identificata, è psicosomatica. Sai quante ne ho visti sballare così io? Ma tu non sei così, tu sei un uomo forte. No, io sono un uomo debole, io somatizzo. Io somatizzo. Dai, Dario, parliamo di cose serie. Io ho pensato, dovrei essere a Roma domani, però posso telefonare, farmi sostituire, così passiamo insieme ancora qualche giorno. Queste sono le chiavi della macchina, io vado in treno. No. Sentite, mi dispiace tanto, ma non andate in treno, né tu né lui. Andiamo in macchina tutti e tre, perché io sono rimasta qui per voi e queste sono cose che non si fanno. Non ci si comporta così. Volete una caramella? Dario, secondo me con i capelli corti assomiglia più a un tonno che a un pescatore di tonni. Federico, così gentile, mi dispiace così tanto vedervi nemici, perché in fondo io lo so che mi volete bene. Allora facciamo uno sforzo per superare questo scoglio. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. Almeno ditemi che è colpa mia. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto.